Compagnia di Hermes Bozzon, vicepresidente Lega Ambiente Adria, qui alla Casa delle Associazioni di Adria per questo incontro che parlerà sostanzialmente del sì o no all'abbattimento dei pini marittimi in corso Mazzini. Hermes, ti chiedo sostanzialmente qual è la vostra posizione. Sì, come Lega Ambiente abbiamo analizzato il progetto che è stato proposto e appaltato anche da parte del Comune e abbiamo rilevato alcune criticità legate al taglio delle 62 alberature che sono lungo il corso Garibaldi. Perché si tratta di alberi che sono presenti lì da molti anni e che offrono un valore ecosistemico notevole, abbiamo presentato delle perplessità che sono comparse anche nella stampa nei giorni scorsi. Ne è nata una petizione e da questo è nato un interesse da parte della cittadinanza che non è stata informata adeguatamente su quelle che sono le caratteristiche del progetto. Grazie al coinvolgimento del PD locale, del centro PD locale, questa sera abbiamo la possibilità di esporre alla cittadinanza tutte quelle che sono le motivazioni di perplessità per quanto riguarda questo progetto, che secondo noi potrebbe essere rivisto in maniera da accontentare sia i residenti che magari vedono nei pini un problema, ma anche tutto il resto della cittadinanza e di chi viene per lungo Adria, per avere comunque la possibilità di parcheggiare nella zona e di godere dell'ombra degli alberi esistenti. Compagnia di Jessica Ferrari, segretaria del Partito Democratico di Adria, qui in Casa delle Associazioni di Adria per parlare di quello che è l'abbattimento o meno dei pini marittimi in corso Mazzini. Ecco, Jessica, ti chiedo sostanzialmente la posizione del Partito Democratico riguardo questo tema. Sì, allora noi ci siamo trovati, abbiamo trovato un punto di intesa insieme anche a Lega Ambiente, chiaramente l'associazione ambientalista guarda di più all'aspetto ambientale. Noi come partito politico, oltre all'aspetto ambientale, vogliamo puntare proprio l'attenzione sul se questo progetto sarà un progetto che come sarà accolto dalla città e dai cittadini, perché ci siamo resi conto che non tutti sono a conoscenza di come saranno allocate le risorse provenienti dal PNRR. Nel senso, molti sanno che ci sono tante risorse in arrivo, ma pochi sanno veramente come saranno spesi questi soldi. Quindi l'obiettivo nostro è quello di far conoscere il più possibile ai cittadini che cosa cambierà nella loro città, se i soldi effettivamente impiegati e utilizzati del PNRR avranno un ritorno positivo per i cittadini e per la città in generale, e soprattutto fare un'opera di informazione e di conoscenza che è mancata a nostro avviso fino a questo punto.